un inglese di Savigliano questo. Cry. Lai, lai, no, siamo già. Vabbè, dai, forse per il VIP ce la farai. Per sempre mi fianco. Perché dice di volersi prima fermare. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Appena entrata nel villaggio. Amore, amore, amore. Dai, questi... qua mi puzza veramente di che escono insieme. Secondo me escono insieme. Anna nel villaggio delle fidanzate ha ben chiaro in mente che strategia utilizzare ancora durante... Ah no, questa è la strategia sua durante il palò. Sono Andrea. Andrea chi? Andrea chi? Ma chi ti conosce? E ti metti. Cosa vuole lui? Cosa vuole? Lo mangio. Lo mangio? Lo mangio vero. Si deve allargare a parlare. Non ho fatto niente di male. Non si deve proprio allargare a parlare. Non ho fatto niente di male. Oddio. Oh, oh, oh. Perché sta per accadere adesso. Eccolo qua. Il momento del palò finale. Con il massimo rispetto da parte di tutti. A 27 anni. Guarda, quello che Lorenzo ci sta assicurando che lui non faccia. Non so quante persone dica cazzate. Lui sembra che stia camminando nei carboni ardenti. Io vorrei solo casella. Dirti che non so se hai notato da dove è arrivato. Da là! Da là! Andrea, benvenuto al palò di confronto finale. Un po' più che altro sto aspettando delle risposte. Anche noi lo stiamo aspettando da te. Oh, puoi dirlo. Faccio arrivare la tua fidanzata? Secondo me escono insieme. Eccola. Scritto. Eccola, io non voglio dire niente, non voglio dire niente. Io voglio sentire le parole di lei. Non partiamo prevenuti. Perché? Ma soprattutto perché? Dammi le mani, vieni. Perché dammi le mani? Allora, ti te la spiego, fammi parlare. Adesso mi devi far parlare, ok? Vai. Ma non ha detto niente lui. Sai perché l'ho fatta? Calma. Perché volevo che stavi male. Molto perché bene. Volevo che soffrivi. Male. Io soffrissi. Spero che tu sei stato male. Perché? Sai perché? Sì, è stato male. Perché penso che tu non fai una famiglia sporca con me. Uno! Ti ho voluto far soffrire perché se io ti lascio, dopo tu soffri per me. Farti stare male, per farti soffrire. E tu cosa hai risolto? Per farti capire che se tu ma mi fai. Tu ma tu facendo questo percorso, dove volevi arrivare? Cioè, a dare un dispiacere a chi? A chi? A tuo padre. Ma quale dispiacere? A tuo padre. Ti ha mai... A tuo padre. Allora, uno come fa a parlare di amore che hai passato 5 minuti a dire solo una parola? Soffrire. Volevo farti soffrire, volevo farti stare male. Volevo farti soffrire, volevo farti stare male. Adesso volevo dar fastidio a tuo padre. Se lui non se ne alza e se ne va. No, ma aspetta, lui. Noi non sappiamo che cosa possa essere successo col padre di lui prima della trasmissione. Non lo sappiamo. Però io dico: a prescindere da ciò, se tu ti presenti a un falò di confronto e dopo un minuto dici a quello che è il tuo compagno. Spero che non lo sia una appunto. Persona che una persona a cui no, tieni che se, di cui sei che non vedi che non da vedi più da di 15 giorni e con cui vuoi fare un figlio, tu dici io volevo che soffrisse, tu non devi neanche fare la fine di parlare, ti alzi davanti a strabaffo e te ne vai e ne trovi un'altra, boh, stop, punto e basta. Cioè una persona che ti tratta così, che vuole vedere per me soffrire, lui da questo momento in poi sta già sbagliando, sta già cercando sbagliando. Di esatto, punto. Tu sei entrata con Crito per farmi ingelosire, per sì, te, ti volevo far star male, te, sì, è beh, bello far la, far la donna mia per sì. ottenere una cosa. Diglielo. A parte che se sai quanto ti amo, dovevi già arrivarci. Che minchia, pensa se gli stavi sul cazzo. Ma è giusto per ottenere quello che hai fatto, per ottenere qualcosa, una famiglia, un figlio, mettermi nella condizione di essere geloso? Ineccepibile. Perché tu non mi hai mai dato una risposta vera, perché io non sempre... volevi una cosa. Cosa stai dicendo? Ma se gli ha detto dammi tempo. Allora, ragazzi, andiamo per ordine, guardiamo tutto quello che abbiamo di quello che è accaduto. Ma cosa guardi? Perché ha guardato me? Voleva un aiuto? Sì, ma poi che espressione ha fatto? Perché insisti così tanto? Perché lui sta bene economicamente e ti sistemi. Ma non è quello. Non è quello. Però lo dice sempre. Attenzione. No, no, aspetta che voglio vedere come esce da qua. Ripeto. Sei attratto. Non ha senso. Ma io sempre stato il ragionamento che fa lei. Sì, che per raggiungere lo faccio ingelosire così sta male e capisce. Comunque c'è un fisico pazzesco. Carlo, c'è un fisico vabbè, pazzesco. Questo ci sta, va bene. E dai, qua. Vabbè, ma questo sì, dai. Questo un po' di meno, però. Proprio birimbao sulla fava, così no, però. E lui, io voglio che lui mi dica al falò, mi hai fatto sta male. E lui ancora lì. Io più lo dice, più... Vattene. Veramente. Io... Ma non ho parole. No, ma io voglio sentire lei cosa stramica dice adesso. E cosa mi viene in mente? Crudelia di Marrakesh. È presente? Bravo. Crudelia di Marrakesh. Guarda le pacche sul culo. E ride. Volevo farti in giro dire, sono andato un po' oltre, ho esagerato. Cioè... Ma lì avrebbe un senso, tra virgolette. Avrebbe un senso. Lui ormai ha le espressioni di Jim Carrey in sì, The Mask. Sì. Vabbè, qua si mette... Mi sono messa in prima fila.
Le cose belle vanno guardate. Voi non avete avuto la stessa fortuna di là? No, no. Noi solo ci abbiamo avuto la testa e là ci hanno avuto loro. Cosa è A voi e poi... Ricordiamo che lui ha avuto una corteggiatrice che gli ha fatto un discorso della Madonna, non si è messa lì davanti a pompare. Sono questi i importanti della vita? Poi ne parliamo pure di questo, poi parliamo. E lei che poi parlano. E lei che sta facendo il processo a lui, comunque, non so se l'hai notata questa cosa. Scuola, certo, ci vado, però sui fatti quelli seri, mi hai sempre detto di no. Aspetta, che mo lo dice di no, mi mantiene. Vado manco più a lavorare, mo mi mantieni pure. Sono arrivata, il papà ha visto come se io potevo essere una distrazione per Andrea. Ma si è fissata questa cosa? Ok, Andrea non mi lavora più. Quello buono, lo so. In ogni caso, sinceramente, ma no. Questa a casa sua, ma come fa a entrare adesso? Che è successo là? Ma che è successo, Andrea? Ma dai. Ma dai, ma che è successo? Oggi non lo posso guardare in faccia. Non lo potevo guardare in faccia perché lui cominciava a provare qualcosa per me. Pensa che stronzo lei abbia per Madonna, non sbaglia una parola lui, però deve andarsene. E lui ora fa un figlio con te solo perché non vuole vederti a fianco a un altro. Meno male che c'è veramente. Che io, persona innamorata e indecisa, vedo Anna tra le braccia di un altro, non è la donna con cui io faccio un figlio. Bravissimo. Io volevo farti stare male, te lo ripeto. Io ma basta! Conoscendo la tua gelosia, pensavo che mi venivi a prendere, ti dico la verità. Azzeccolo un congiuntivo. Indipendentemente. Porco. Ma qual è la soluzione? Capire, ma qual è la soluzione? Se mi vuoi o non mi vuoi, forse non hai gridi? Capito. Ma cosa mi gridi con questa cattiveria in faccia? Per te la strada giusta è stata? La strategia. Io ti volevo far star male, sì. Ma io sono male. E basta, e basta. Gennaio, febbraio, hai lavorato? No. Chi ti dava i soldi a fine mese? Ma me li davi tu, ma allora che cazzo? Ma non voglio far capire una cosa. No. Allora, secondo me lui queste cose non voleva dirle. Però ovviamente per difendersi dalla merda che gli ha dato addosso lei, le devi tirar fuori, per forza. Anna, sapevo, tu vuoi Andrea. Uscire separata? Io voglio uscire separata, facendo di tutto. Anna, Andrea. Se tu avessi fatto per uscire separata hai fatto di tutto. Non ti ho dato la mia carta, ho detto Anna, qualunque cosa vai, tranquilla. Sì, sì, certo. Non ti ho detto questo. Che un anno, in tre mesi si fanno. Si prendono queste. Ma mio, non ti prendere una donna di 40 anni. Ma io lo. Allora, devo dire, se prendo una donna di 40 anni devo mantenerla. Adesso Andrea non è pronta a fare una famiglia. Perché? Ma perché è giovane? Ha 27 anni! Te l'ha detto 7 volte! Siamo all'interporto della follia. Io sono veramente allibito. Sono allibito. Io è veramente il passaggio a livello dell'idiozia. Ah, oggi ho avuto la consapevolezza? La consapevolezza? Sì. Dimmi. Mi ride. No, ma lui sta, non ce fa più. No, ma non possono uscire insieme. Ti metto al quarto. Non c'è nessun presupposto per uscire insieme. Nessuno. Se ho 5 euro in tasca o ce n'ho 1000 in tasca, tu devi stare con me. Pure se ho 5 euro in tasca. Perché io ti amo, non è. Ride. Lo sì, sono stato male, sono stato malissimo. Sono contenta. Non è bello di che tu sei stata contenta. Non è bello. Carmelo capisci. Ma Carmelo capisci capire? Che se mi perdi. Io vi dico solo una cosa. Nella vita incontrerete, parlo di uomini e donne, incontrerete tantissime persone tossiche, ma tante. Ci va, e lo dice uno che purtroppo ne ha incontrato uno in passato. Tutti ci vanno le palle per dire: mi hai fatto soffrire? Benissimo, puoi cambiare? Sì, no. Le persone non cambiano. Possono capire di aver sbagliato, ma non cambiano. Una persona che dal primo momento ti dice: il mio obiettivo era quello di farti stare male, la prendi, la mandi a vaffanculo davanti a tutta Italia e dici: non mi devi neanche guardare attraverso uno specchio. Vai a fare. Anna, vuoi uscire con Andrea o vuoi uscire da sola? Cioè, se lui parla così, ti dico esco da sola. Esci da sola, che ti devo dire? Mi devi dire qualcosa, amore, ti amo, voglio fare qualcosa con te. Ma perché non gli ha detto che la... No, dimmelo, no. Fammi un discorso. Ma è lui che deve dire di no. Non se ne viene a capo, finisco, io esco da qui da sola. Ah, lei. Grazie. No, ma grazie cosa? Ma è lei che gli ha detto di no alla fine. E non ti ho mai fatto manca niente, a livello dell'amore e a livello materiale, come vuoi chiamare te. Io non ti vedo convinto, Andrea. Non ti vedo convinto. No, ma raga, ma quasi... Ma raga, ma che... Sto guardando. No, ma qua si sta sbagliando tutto. Cioè, lui che cazzo sta facendo? No, ma è lui. Non stai promettendo niente, non mi parli. Ma che mi parli di tempo? Ma cosa dice? Ma io non ho detto. Però io non gli ho detto che non ti vado in conto. Dovrebbe essere una cosa di entrambi. Io ho detto. No, lui mi ha deluso. Basta. No, lui mi ha deluso. Secondo me va tutto in secondo piano. Sai cosa succede a sto punto? Lui si merita una così. Che lo tratti di merda. No, perché se tu fai così. Dai, oh. Per quanto è un fugato. Andrea, alzati. Alzati perché Andrea veramente spacca tutto. Lui è stato perfetto. Anna. A questo punto rifaccio la domanda anche a te. Occhio. Devo prendere io la responsabilità come sempre. Sì, Filippo, esco con lui. No! No! No, va bene.
Queste merde non le voglio vedere. Ma cos'è successo in mezzo? Sei mancato. Ma cos'è successo in mezzo? Scusate, ma non capisco cosa è successo in mezzo. Analizziamolo un secondo. Abbiamo visto una coppia che secondo me non ha futuro. E questo penso che siamo tutti d'accordo. No. L'unico futuro che può avere questa coppia è quello dove lui decide puntualmente di farsi comandare ogni singolo giorno fin quando non chiuderà gli occhi per morire. Ma che cazzo! Cosa hai capito? Ho capito. Cazzo, ma proprio niente, Andrea, fatelo dire. Ovviamente se non ci sono le idee chiare, si prendono decisioni. Si è rigirato come una panatinaia, bro. Però se non faceva un percorso così, conoscendo lui, lui non avrebbe capito così, tante cose. Non siamo stati empatici. Lui non avrebbe mai capito. Mai capito. In realtà, se poi ci pensi, avrebbe avuto ragione lei. Certo che ha avuto ragione lei. In pieno, non sono stati che è andato in porta. Esatto. Me ne sono accorta anche io, quindi la reazione della famiglia ci sta. Ah, il padre non vuole però più vederla. Conoscendomi, comunque sono 2 anni che frequento casa loro, sanno che persona sono. Hanno cambiato la serata. Volevo che ragionavano anche loro un po' di... Io questi due non voglio più commentarli proprio, cioè sto zitto. No, no, dammi da... deragliamento della coscienza. Spero che sia con lei. Questo gli devi mettere come titolo del video. E spero che il prossimo progetto sia quello. Io spero tanto. Lo spero tanto, sì. Lui completamente lobotomizzato. Lui completamente lobotomizzato. Se vedi qua, c'è la cicatrice qua. Lui, ma lui le ha fatto qualcosa. No, posso dirti, nel caso di Andrea, questa non è stata Temptation Island, ma Shutter Island. Diciamo che hai raggiunto un'altra finale. Questa è la finale più importante della mia carriera. Sì. Facciamo così, in questo caso non farò entrare un tuo avversario. Brisco l'ha chiamato, forse. Sì, in effetti. Sì. Forse proprio se è andata bene, una scala 40. Sì, sì. Torneo di Ramino del sì. Quartiere, sì. Campione del condominio C. Lei arriva con questo vestito tipo la morte del settimo sigillo, non si sa esatto. Perché. E perché? E quel pizzicorio, quelle atmosfere classiche di un Bergman dannato. Sì, sì, sì. De sé, dannato. Mi vedrei bene un Max von Sydow adesso. Lui! No, lo sguardo di chi è innamorato, però, obiettivamente. Beh, sì. Loro hanno una cosa facilissima da risolvere. Ma acquistare loro... Trenitalia, dici tu, per collegarsi. Devono solo fare un cazzo di carnet. Ma se basta. Non porti già la collanina con le nostre iniziali, già quello. Bello che le cambio spesso, ovviamente. Però. Semplicemente detto per la collanina. Sì, molto. Lui è sempre troppo... Da qualche video che voi. Strano, perché lo ricordo scritto come una pacata. Ma lui non ha intenzione di venire a Roma. Ma chi è questo? Ma quando è uscito? L'unica lavora a Firenze. No, io non lavoro a Firenze. Io guardo gli uccellini che volano. No, gioco la PlayStation, ho detto. Lui viene per il weekend, per fa sabato e domenica a Roma. Ma se lavoro. Vengo a fare lo scroccone a Roma, giusto? Ma che vuol dire venire a fare? Vengo a rubarti il weekend. Ah, ho detto scroccone? Beh, quello è il significato. Ma che cavolo stai dicendo, vabbè, Lorenzo? Okay. Perdonami. Too much. Lui la prende troppo male. Lui sì. Lui è troppo orgoglioso. Esatto. Ma non perché lui debba pagare lo scotto della mia sofferenza. No. Cioè, ma lui. Io ho paura poi di non farcela, capito? In questo senso. Inizia a piangere. Lui che fa? Rabbia in corpo. Lui è un grande dispensatore di consigli, ma in quanto ad autocritica. Comunque lui è una delle persone più permalose del mondo. E te l'avevo detto, già un'altra puntata lì permalosa. Non ha una brutta testa, però è molto permalosa. Lorenzo ha un problema. Perché è radioattivo. Ha mangiato plutonio. Madonna, ragazzi. Lorenzo denuclearizzato. Lorenzo volevo continuare a fare il fidanzatino. Ma è vero, Lorenzo, questa è la sensazione che ho. Credo di parlare un italiano abbastanza corretto, sinceramente. Beh, in effetti si ripete agli altri. Dici che noi quotidianità non ne abbiamo. Parli con la burattinaia dicendo che non c'è quotidianità. Non devi offendere nessuno. Beh, no, oddio, lei sì. Comunque lui ha convissuto con le donne lì a casa sua a Firenze. Manila, ti posso fare una domanda? Comune, cioè... un harem. Woodstock. Stiamo trovando degli equilibri bellissimi, di famiglia vera. E la baia del disagio, la persona dell'incommentabile. Nulla, non lavoro. Ecco. Una volta dice non lavoro, lui non lavora a Firenze. No, ho detto che non lavoro. Ah, sì, no, hai detto io non la, lui non lavora a Firenze. Hai un lavoro che anche al telefono lo puoi fare. Cosa fa il call center? Allora, faccio consulenze sportive. Lo sai che faccio consulenze sportive anche col direttore della Fiorentina? Io devo giudicare dei giocatori, devo consigliare dei giocatori. Sarò bravo che ci metto meno tempo degli altri. Oddio, guardando come va la Fiorentina, sinceramente non sei un fenomeno. Devo dire. Ogni settimana, almeno 3 giorni a settimana, devo stare a Roma perché lavoro.
Lei lavora solo 3 giorni alla fine. Dell'anello che non è mai arrivato. Esatto. Chi ti ha detto che non era pianificato? Purtroppo se fai il compleanno a ottobre non è colpa mia. Se forse avevo pianificato di farti l'anello per il tuo compleanno. Non dire. Ma non è questione di difficile. No, io ti giuro, per un momento secondo ho pensato che si alzava e si metteva in ginocchio. Però tutte le quando ha detto non era pianificato. Sei troppo romantico, Luca. No, vabbè, sto dicendo, era bellissimo. Sei stato più empatico di me. Parla, ammazza, parla Miss Tranquillità. Puoi dirlo, è lei. Quelle cose sono venute fuori. Sono venute fuori forse perché qualcuno ti ha anche un po' spinto. La burattinaia. Sono stata io ad accogliere tutti gli sfoghi di tutte le mie compagne di viaggio. L'ho accolti tutti. Gli zemi, cos'è che c'è? Lei è piena di pomate. Il fuoco di Sant'Antonio. Sei l'unico uomo insieme a mio padre di cui mi fido. Parole forti. Basta. Parole qua forti. Devi stare zitto. Qua, Ma infatti è stato zitto. Non puoi più dirgli niente. Siccome sai chi sono io, Era giusto che finiva così loro. Ha vinto l'amore. Lui si è rotto i coglioni di parlare. Si è rotto i coglioni di parlare e ha ficcato mezzo chilo di lingua in gola. Bravo. Lorenzo, tu vuoi tornare a casa insieme? No, l'ho limonato per l'ultima volta. Ciao. Qua parlo non di amore, parlo anche di amicizia, parlo insomma di. Sì, ma nel mio caso non c'erano bugie. Attenzione. Sì, no, diciamo, c'erano quelle mezze. Allora, no, non ci credo. Come vuoi. Insomma, che cazzo è? Più che il divano di confronto. Non Firenze. 5 a Firenze e 2 a Roma. 5 a Firenze non ci sono mai stati. Comunque, vabbè, lasciamo stare. E basta, addio! No! Anche una piccola principessina, a me non dispiacerebbe assolutamente. Sarebbe bello, certo. E io ve lo auguro con tutto il cuore. Grazie. Grazie di essere stati con noi, ragazzi. Io volevo sapere del matrimonio. No, sono tornati insieme. Buongiorno. No, ah, erano insieme, vero. Sono arrivati giù insieme. Per cantare è cambiato veramente allora fuori. Come stanno le cose? No, attualmente tutto bene, abbiamo capito le mie mancanze, i dettagli. Io un po' ci ho sperato che lei arrivasse da sola. Sì. Ma perché lui fa le 2, le 3 tutte le sere? Quasi. Quasi, sì, Filippo. Non vengono gli amici prima di lei? Io... Cioè, non ma se tutte le sere vengono prima le amanti, prima di esatto. Questo percorso a me è servito tantissimo. Ma basta, mo di nuovo le mancanze e i dettagli. No. Ho capito, le mie mancanze fa tutte le sere le 2, le 3 con gli amici. Dio vuole un bambino. Un bambino. Si vuole riprodurre. Quando ho sofferto per la separazione da mia figlia, parlare. La prima puntata della presentazione dove eravamo? Quindi non ho più paura, come ho detto alla presentazione, di restare da sola. Assolutamente. Ce l'ho la brandina. Molto di più, mi piace. Metto lì. È la fine della fine. Tutto. E che anche se in passato ha sbagliato, lo ama davvero. Quello che dicevi prima. Prima. Io, ragazzi, non vorrei dire. Che mi fa mai sentire. Prima. Vede la sua fidanzata molto vicina al singolare. Prima. Questi secondo me sono lasciati. Prima. Ma ancora ci stanno facendo del riassunto. Ma minchia, ma riassumi della... Perché non riassumono la mia sofferenza? Oh, è da solo. Te l'ho detto. Collana nuova. Te l'ho detto. Estate, hai ragione. Te l'ho detto. In effetti lui poteva lasciarla prima. Prima. Come se non lo facessi. Ma allora chi non ti ha fatto infezione? Un globo enorme. Che io la cerco solamente. Ma tu, madonna mia. Ma sta esplodendo. Ma un pomodoro. Grazie Alessandro. Grazie. Ciao, a te. Fuori dai coglioni. Losing allora, my prima. Noi dopo il falò abbiamo avuto l'occasione di stare insieme tanti giorni da soli. C'è comunque questa fase in questo momento transitoria, no? Però no, sinceramente la relazione per lo meno così io prima. Minchia, non è Optimus Prime, Vai, guarda che roba. Pronta, ma lo sono ancora adesso malgrado questo, perché io se dovessi dire che non lo amo, ma io direi una bugia enorme, no? Dico che sono delusa per... Dico, ma qual è l'Alessandro? Quello che esce con me al falò o quello di oggi che viene da solo? Non so, guarda, secondo me dovremmo un attimo ragionarci, nel senso... Occhio. Ci con allora, la mano da dove lei, veniamo? Ciao. L'altra volta mi ha chiamato la luna di notte, come ti ho detto, per sapere dove stavo. Quindi noi siamo lunedì notte, ci vediamo tutti. Sei ancora levato la minchia. Fatti un augurio. Mi auguro che lei capisca che ha sbagliato e mi auguro, naturalmente, come sempre, il meglio. Alla fine credo che abbia imparato a disattivare il GPS. Grazie, Savi. Non si può più tracciare. Non smettere mai se questo programma infinito. Savi, pur non dichiarandosi del tutto
tutto e innamorati, sicuro che lei potrà tornare presto. Lei è veramente una caldaia a condensazione. La mattina quando mi sveglio sto tranquilla, rilassata. Ti è servita questa esperienza? Mi è servita tantissimo. E un uomo che in primis ama mia figlia e poi me. È arrivato il momento di salutarvi e di ringraziarvi tutti. Di cuore. Grazie a te, Filippo. Grazie a te. È sempre un piacere. Ma scusa, ma ci vediamo a settembre con lui o c'è la Marcuzzi? Marcuzzi. Con Alessia Marcuzzi. Perché la fine di un viaggio non è solo che l'inizio di un altro. Io vorrei fare la chiusa a Temptation Island. Abbiamo fatto questo viaggio nei sentimenti, è stato brutto, duro, è stato difficile, ma voi ci siete sempre stati vicini. Più di 7.000 persone. Io, davanti a questo delirio di onnipotenza, dell'ignoranza, non posso che ringraziarvi, ragazzi. Siamo nelle 50 live più viste di sempre. Vi salutiamo e... È brutto, Alex.